Salve e ben ritrovati a tutti voi. In questa puntata parleremo di come prevenire le cadute dall'alto. In Emilia-Romagna sono parecchie le morte per cadute dall'alto, prevalentemente in edilizia. Solo per darvi un dato, in provincia di Bologna dall'inizio dell'anno nel settore dell'edilizia sono già 3 i morti per caduta dall'alto. Come vedrete nella trasmissione, per prevenire le cadute dall'alto basta un ponteggio a norma oppure una imbragatura di sicurezza correttamente agganciata. In questa puntata vedremo insieme una serie di testimonianze di imprenditori, di lavoratori, di tecnici che ci spiegheranno come fare per prevenire queste cadute. Ogni giorno non tornano a casa tra i lavoratori, dai cantieri, dalle strade, dalle fabbriche. Lei ha perso suo marito? Sì, 5 mesi fa. Come? Stava su un capannone e il capannone si è sfondato ed è caduto da un'altezza di 12 metri. Sono arrivati i soccorsi e è andato direttamente in obitorio perché non c'era nulla da soccorrere purtroppo. I morti sul lavoro in Italia sono stati quasi 1000 nel 2010. Ogni giorno ci sono stati 2000 incidenti. 30.000 persone l'anno scorso sono rimaste invalide. È inaccettabile, scrive il presidente napolitano all'ANMIL, l'Associazione Nazionale delle Vittime sul Lavoro, che oggi ricorda chi non c'è più e a Piacenza mette in fila 980 stampelle, una per ogni lavoratore rimasto ucciso. Allora, in questo momento di crisi penso che sia importantissimo continuare a fare formazione, quindi sicurezza per i propri dipendenti, anche perché è una cosa che è importante sia per i dipendenti stessi, ma anche per le aziende che hanno bisogno comunque di tenere qualitativamente parlando e con un'alta qualità, quindi cercare di trovare nella sicurezza comunque dei risultati che magari non sono apparentemente non sono tangibili, però magari nel tempo ti permettono di differenziarti dalla concorrenza e quindi magari ti gratificano successivamente in maniera diversa. Penso che è una cosa importantissima da fare. I sistemi di protezione dalle cadute dall'alto? Oggi possiamo scegliere. L'infortunio più grave e più frequente nei nostri cantieri è la caduta dall'alto da parte dei lavoratori. Da ponteggi o casserature, da scale in costruzione o scale da cantiere, dai ponti ruote, dai trabattelli, dai solai, dalle strutture in cemento armato, dai tetti, dalle coperture. La prima cosa da evitare assolutamente è quella di mettersi nelle condizioni di cadere dall'alto, cioè lavorare a più di 2 metri di altezza senza alcuna protezione. I salti nel vuoto in cantiere saranno protetti da robusti parapetti o da barriere che impediscono l'accesso al luogo pericoloso. Ricordati che è vietato rimuovere le protezioni o i parapetti o modificarli senza l'autorizzazione del capo cantiere. Segnala sempre al capo cantiere se ci sono salti pericolosi non protetti o luoghi di lavoro sopraelevati senza parapetti o parapetti insufficienti. Se l'accesso alle zone pericolose è impedito da barriere o da segnalazioni di divieto di accesso, rispetta sempre tali segnalazioni e non oltrepassare mai le barriere. Può succedere che per qualche lavorazione e in particolari condizioni tu debba operare ad una quota superiore ai 2 metri senza parapetti di protezione. È il caso della costruzione di una struttura prefabbricata come un capannone in cemento armato o un solaio in lastre, o della costruzione di un ponteggio, oppure di carpenterie metalliche, della manutenzione a coperture o dell'uso di macchinari come i ponti sviluppabili o i cestelli su autocarro. In questi casi o in altre simili condizioni dovrai proteggerti dalla caduta dall'alto mediante l'uso dell'imbracatura o cintura di sicurezza. La cintura di sicurezza che userai nei cantieri edili è di tipo completo, a norma di legge, con sottocosciali e spallacci, con agganci sulla schiena tra le scapole o al centro del torace, in modo da evitare lo sbilanciamento del corpo in caduta al momento dell'arresto. Considera che il contraccolpo che riceve una persona che cade è notevole ed è importante ripartirlo su più parti del corpo. Se fosse concentrato solo sulla vita, ad esempio come nell'uso della sola cintura, la persona potrebbe subire gravi lesioni interne o danni alla colonna vertebrale. Vediamo ora come deve essere usata l'imbracatura di sicurezza. Aprila e stendila per terra per capire il giusto verso per indossarla. Prima di indossarla controlla sempre che le cuciture e le cinghie siano in buono stato.
e che tutto sia integro. Inserisci le gambe nelle asole, facendole arrivare in posizione. Afferra gli spallacci e inserisci le braccia. Chiudi bene e controlla le chiusure. Regola quindi la lunghezza dei sottocosciali e della cintura in modo che sia ben ferma ma che ti permetta nei movimenti. Quindi agganciati sempre nei punti previsti e mai sui fianchi. All'imbracatura deve essere fissata una fune di trattenuta con annesso dispositivo di dissipamento di energia o freno, capace di limitare la caduta ad un massimo di 1,5 metri. Tramite un moschettone metallico o una pinza speciale, sei ora pronto ad assicurarti a un punto fisso, a un cavo o una guida rigida, vincolati solidamente a ponteggi o a strutture. Ricordati che la caduta è sempre improvvisa e non controllata e spesso avviene in un tempo troppo breve per poter reagire. Un corpo umano di 75-80 kg che cade da 10 metri di altezza arriva a terra alla velocità di 50 km orari. Le conseguenze sono quasi sempre letali. Vediamo ora con l'aiuto di un manichino che cosa può succedere in una caduta senza la protezione della cintura da 10 metri di altezza. La stessa caduta con la semplice cintura a vita. E la caduta protetta con imbracatura completa. In questa puntata di Edilizia Sicura ci siamo occupati delle cadute dall'alto. Le cadute dall'alto sono la principale causa di infortuni nel mondo del lavoro. In edilizia poi assumono una valenza particolare per la loro entità numerica. Come organizzazioni sindacali siamo sempre impegnati a che la tutela e la sicurezza del lavoratore siano al primo posto. Questo tipo di infortuni costituisce quindi il primo tassello su cui lavorare. La tutela come la attuiamo? Attraverso una diffusione della cultura della sicurezza, attraverso i nostri enti bilaterali, attraverso la scuola edile, attraverso il CPT che collaborano insieme a noi per diffondere la tutela del lavoratore, della sua salute, con i corsi e con azioni mirate. Il contratto, le norme permettono di lavorare in sicurezza ed è il rispetto del contratto e delle norme che noi chiediamo e ribadiamo che debbano sempre trovare la loro attuazione. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Concludiamo con una brevissima intervista con Don Giovanni Benassi, che è il delegato della Diocesi di Bologna per i problemi del lavoro, che ci parla della festa dei patroni delle arti murarie. Il senso di questo nostro ritrovarci è dato dall'importanza che ha questo settore sempre e che vogliamo riscoprire. Settore che è importante perché? Perché la casa è importante per la vita delle famiglie. Occorre sempre avere a cura, avere nella coscienza la sensibilità, l'attenzione verso chi opera in questo settore, proprio perché possano sempre lavorare nella maggiore sicurezza e tranquillità.